Sono Maffia, ho accettato volentieri l'invito della dirigente scolastica del liceo musicale Severi, Donatella Solidone e del maestro Catello Gallotti. E il tema del convegno di oggi è il curriculum verticale della musica dall'infanzia ai conservatori. Oggi ci incontriamo perché ho visto già in platea che ci sono tanti addetti ai lavori, tanti musicisti che insegnano sia nei conservatori che nelle scuole. Oggi il tema e il problema principale da affrontare è cercare di trovare un collegamento programmatico, cioè cercare di creare un disegno progettuale a livello di Regione Campania, a livello laboratoriale, e di creare un unico percorso formativo curriculare, appunto, che va dalla scuola media ai conservatori. Prima i conservatori si occupavano di tutta la formazione di base fino ai livelli superiori. Con l'entrata in vigore della legge 508, praticamente i conservatori sono sedi solo esclusivamente deputati all'alta formazione, e quindi è stata demandata alle scuole di ogni ordine e grado la formazione di base musicale. Questo ha provocato un po' dei problemi, e questo è uno dei motivi perché siamo qui oggi a Castellammare. Cioè si è creato un po' uno scollamento, appunto, dell'insegnamento musicale, e quindi c'è bisogno sicuramente di un raccordo tra le varie istituzioni, cioè scuola media di indirizzo musicale, scuola d'infanzia, scuola media di indirizzo musicale, liceo musicale e conservatorio, appunto, soprattutto per quanto concerne i programmi e i requisiti in entrata e in uscita del liceo musicale e delle scuole medie di indirizzo musicale, affinché gli studenti possano proseguire gli studi musicali in conservatorio. Quella di stasera, di oggi pomeriggio, è un'iniziativa straordinaria. Viene ripreso un tema importante, che è il trade union tra tutte le scuole, a cominciare dalla scuola primaria, passando per le scuole medie, arrivando ai licei, di una nuova, come dire, linfa musicale tra i giovani. Questo si è manifestato in tante iniziative in questa città. Oggi si raccolgono le idee in questo convegno qui al liceo scientifico. Sono grato alla preside per aver messo in campo questa iniziativa. Naturalmente è una delle tante che costruisce anche un percorso culturale al quale naturalmente siamo legatissimi, siamo vicini, si innesta in altre, e naturalmente siamo certi che siano forieri di una ennesima opportunità per la città. Stasera l'auditorium del liceo scientifico e musicale Francesco Severi di Castellammare di Stabia è diventato un luogo di incontro, di dibattito su un tema importante, un tema che interessa particolarmente il nostro liceo, che è l'educazione musicale, la musica nel curriculum verticale. E abbiamo qui con noi degli esponenti di tutta la filiera formativa musicale, a partire con dirigenti a partire dalla scuola dell'infanzia, scuola primaria, secondaria di primo grado, liceo musicale, e anche esponenti dei conservatori di Salerno e di Napoli. Quindi un evento di alto spessore culturale, che sta vedendo la partecipazione di tantissimi docenti, perché è un convegno, un seminario formativo organizzato dalla SIEM, e noi, il liceo Severi, è contento di aver potuto ospitare questa manifestazione, questo evento che
pone le basi per una futura collaborazione sempre più proficua e più attiva tra i vari segmenti della formazione musicale per poter aiutare i nostri giovani ad imparare ad apprezzare sempre di più il bello che viene dalla musica, oltre che dare loro la possibilità di scoprire i propri talenti.